Mister Alessandro Lucarelli, il derby è sempre più vicino. Chiedi Vastese, non è una partita come le altre, come vi state preparando? Ma ci stiamo preparando bene, con la stessa attenzione della settimana scorsa, con la speranza di mantenere la stessa intensità, la stessa concentrazione, perché poi è una partita molto sentita, anche per me, molto sentita a basso, perché sto percependo molto questo tipo di tensione, che però deve essere positiva nel mettere in campo tutta l'aggressività, la determinazione per cercare di fare un risultato decisamente positivo. Da quando si è arrivato ad Agnone in partite interne, tra virgolette, 3 vittorie su 3, lontano da casa, manca ancora la vittoria, ma questo è il trend che la Vastese respira da inizio stagione. In cosa si deve migliorare per la continuità di cui tanto si parla? Innanzitutto risentire le stesse sensazioni della vittoria di quando si vince, cercare di riproporle nel prepartita, nella settimana che precede una partita, diciamo, fuori casa, anche se ripeto che a Agnone siamo fuori casa, però questo bisogna fare, bisogna avere continuità e avere le stesse, ripercorrere le stesse sensazioni, quindi gli stessi atteggiamenti, la stessa attenzione nella preparazione, nei particolari per affrontare una squadra che comunque è viva, che domenica scorsa ha vinto, quindi ci terrà assolutamente a fare risultato in casa. I derby, soprattutto uno come Chieti Vastese, si prepara come una partita normale o bisogna mettere quel qualcosa in più? No, bisogna assolutamente mettere qualcosa in più, perché il fascino del derby è questo. Chi dice che sono partite come le altre, secondo me non è proprio così. Sono partite diverse, belle, che rievocano anche tanti fasti di entrambe le squadre, entrambe le società, una società gloriose, con un tifo importante, e quindi è giusto dare maggiore attenzione, che però deve essere da sprono per, ecco, affrontarla con la giusta concentrazione e determinazione. Non vi siete mai nascosti né tu né i tifosi chietini, c'è stato sempre un grande rapporto quando sei stato sulla panchina nero-verde. Domenica dall'Angelini ti aspetti fischi o applausi? Ma io non mi aspetto in realtà niente, nel senso, io faccio l'allenatore, cerco di farlo come un professionista. A Chieti sono andato molto bene, perché abbiamo vinto due campionati e fatto un ottimo ottavo posto l'anno scorso, e quindi penso di aver lasciato un bel ricordo. La stessa cosa mi piacerebbe ripercorrere qui a Vasto, perché la mia intenzione è, così come è stata ad Avezzano, anche se sono due piazze realmente ostili al clima, diciamo, di tifoseria qui a Vasto, però c'è sempre lo sport, la sportività, e non me sportivamente mi piacerebbe vincere bene a Chieti.